Onore a te, Daniele May, Ultras d'altri tempi. Buon viaggio, vecchio Ultras. Onore eterno a chi ci ha reso fratelli. L'ultimo saluto a Daniele May è un commosso tributo del tifo della Vis Pesaro, accompagnato da cori, striscioni e applausi rivolti ad uno dei principali padri fondatori del movimento Ultras pesarese. Quando, sul finire degli anni 70, sugli spalti del Benelli si moltiplicavano bandiere, tamburi e striscioni, e Daniele unì e guidò i diversi quartieri e le diverse generazioni sotto un unico vessillo, quello degli Ultras Vis Boys. E anche il coro Vis Boys, accantonato da anni, questa mattina è tornato a risuonare nel piazzale della Chiesa di Cristo Risorto all'uscita del feretro di Daniele, venuto a mancare venerdì all'età di 60 anni, gli ultimi dei quali trascorsi a combattere strenuamente una battaglia impari con una patologia infame come la SLA. Una malattia che aveva fomentato la solidarietà del tifo vissino nel partecipare generosamente ad una raccolta fondi per affrontare onerose cure sperimentali in Russia. Ultimi anni di sofferenza per un uomo che ha trascorso l'esistenza ad alleviare i dolori altrui nella sua lunga carriera da infermiere all'ospedale San Salvatore. Per il tifo della Vis Pesaro è un altro petalo che si stacca dalla rosa delle anime biancorosse cadute negli ultimi anni. Tifo Vis che questa mattina era presente in ogni sua declinazione di questi ultimi quattro decenni, compresa quella dei gemellati pistoiesi. Dolore, commozione e applausi per un amico, un compagno e un faro del tifo che non sarà mai dimenticato.